Salve a tutti ragazzi, bentornati su Jolly Show. Come avrete letto al titolo, siamo di nuovo qua ragazzi su Dishonored The Knife of Dunwall. Ho visto che l'ultima puntata non è andata benissimo, quindi spero questa andrà molto meglio, quindi vi invito già a lasciare un bel like e commentino per supportare la serie. Comunque ragazzi, prima di iniziare vi volevo un secondo parlare, perché ci sono stati problemi. Io avevo già registrato un pezzo della puntata che sto praticamente registrando ora, però c'era il temporale in corso, io ho provato a sfidare il dio Thor, ma non era d'accordo e quindi era saltata la corrente. E quindi praticamente i salvataggi erano perduti e non potevo nemmeno riprendere dal punto anche prima per spiegarvi meglio cosa stava succedendo. Quindi vi sintetizzo un attimo, praticamente siamo andati via dall'abitazione di quello che abbiamo fatto fuori nell'ultima puntata, abbiamo parlato con la nipote che ci ha dato insomma i soldi e ha detto che praticamente quello lì, che adesso non mi ricordo nemmeno il nome, scusatemi, era appunto fissato di questa Delaia, mi pare si chiami così. E Delaia, secondo me, è quella che potremmo ritrovare in Dishonored 2, che sarebbe l'altra imperatrice, diciamo, che ci sarebbe dovuta essere, quindi tecnicamente la sorella dell'imperatrice che è stata uccisa nell'arco narrativo del primo Dishonored. Però non sono troppo sicuro di questa teoria, perché ho visto che il secondo DLC, a quanto pare c'è questa Delaia, quindi sembrerebbe che The Knife of Dunwall sia praticamente lo spin-off di quello che viene dopo ancora. Cioè, è assurdo, ragazzi, questo gioco. Comunque, insomma, continuiamo la nostra avventura insieme a Daud e vediamo cosa ci attende per andare a trovare questa Delaia, se poi scopriamo che cos'è e quante altre domande ci farà fare Dishonored. Inoltre, piccola parentesi, mi scuso se nell'ultima puntata non c'era il mio bel faccino, ma c'era stato un problema di editing. Ah, ok, adesso invece me li ha salvati i dati. Ah, la magia della PlayStation 4 quando salta la corrente. Vabbè ragazzi, allora vi spiego un attimo cosa è successo nel mentre che voi vi siete persi, diciamo off camera, per sembrare professionale e non dire che ho perso le clip perché era saltata la corrente. Praticamente stavamo tornando insomma al nostro covo della nostra setta degli assassini di Daud, che ragazzi abbiamo già visto nella serie normale di Dishonored. E effettivamente in questo posto comunque, spoiler, Daud l'abbiamo ucciso. Quindi è strano portare la serie su Dishonored perché è tutto un dannatissimo paradosso. Però c'era il problema che a quanto pare l'impero insomma, seguaci del nostro attuale Lord Reggente che è al potere sempre per merito nostro, praticamente ci ha fatto una soffiata, per così dire, e quindi hanno deciso di prendere loro il posto e quindi praticamente sono stati pugnalati alle spalle. Sostanzialmente adesso dobbiamo liberare i nostri Vediamo cari che amici della succede. setta. Fermati su. Ecco, magari abbiamo già fatto fuori. Sì, abbiamo fatto fuori quello del Jammer. E adesso qui parte subito la sparore. Ah, un colpo solo. Sono pure diventato sardo, raga, nel mentre. Beh, lancio una bella granata lì giù. No, ecco, fillata. Corri, Daud, corri. Bello fermare il tempo con pugnale sulla Ho le mano. mani legate. Madonna, ragazzi, è Matrix. Ho schivato il colpo anche senza farlo apposta. E questo potrebbe essere un problema, però, perché è finito anche qui tardi. Oddio, non mi ricordo più i comandi fermi. Ok, siamo tornati in modo abbastanza inquinolento. Oh, ma tutta questa violenza così gratuita, scusami. Oddio. Mi sa che sto giro sono rimasti offesi, questi. Ma dai, ma basta! Addormentati un po'. Oh, non lo so, quanti dovevano ancora arrivare? Prendiamoci un po' di proiettili per di più, Liberami. ragazzi. Mi hanno legato. Da Mi cosa? serve. Ok, sono Hai riusciti a mandato un liberarlo segnale? adesso.
Scusate ragazzi, sono un attimo fuori allenamento perché ci avevo giocato un po', però tra un problema tecnico e l'altro, insomma. Respingi l'attacco del sacerdote. Ah, scusate, il sacerdote. Non era proprio l'esercito del Lord Reggente. Oddio, che sta succedendo? No, ci sta il Jammer di Alzati magia. subito! So che sei qui intorno, feccia! Poi sto infame, toglie pure la vita. Cioè, quella è la cosa più preoccupante. Allora, piani dell'attacco, assassino. Ok, andiamo a liberare un altro assassino se riusciamo, perché siamo un po' corto. Oltre che di idee, di munizioni proprio. Io direi che questo lo uccidiamo, sapete come. No, non lo uccidiamo per una volta, facciamo anche le cose mentre stealth. Ecco, sono ammazzato io però. Perché sbaglio pulsante ogni volta? Finiti? Basta, anche perché ragazzi, ecco, abbiamo pure finito l'Elisir. Bene, direi che la missione può anche finire qui. Ho le mani legate. Estero. Aspetto il tuo segnale. Ok, mentre abbiamo liberato tutti adesso. Era un altro assassino. Abbiamo tipo liberati 6. Anche se voi ne avete visti 2 praticamente, però. Non parliamone, è ancora doloroso per me. Io non so bene poi chi altro dobbiamo combattere perché a me sembra di aver tipo ucciso tutti. Però il problema in Dishonored è che la gente esce dappertutto praticamente, quindi non è mai prevedibile. Avete anche visto nella scorsa puntata, avevo fatto una carneficina allucinante, c'era ancora gente dentro quell'edificio, cioè. Per piacere, dai. Poi. Eccone un altro che si trova dove non dovrebbe. Anche tu ti stai per trovare dove non dovresti, Ciccio. Forza, idiota! Però mi è venuta una prota. Oddio, non ci sto credendo. No, un nostro compadre assassino. Che osa fischiettare. La mappa indica una ricerca coordinata nel distretto sommerso, ma questi sacerdoti non hanno. Aspetta, aspetta, Ciccio, non parlare subito. Qualcuno deve aver fatto una soffiata. Oh, abbiamo anche già trovato entrambe le rune che avevamo a nostra disposizione qui. Boh. Oh, mangiati tutto, Daud, perché qui è solo l'inizio della battaglia. Ok ragazzi, se mi vedete con delle luci strane, per così dire, perché purtroppo per stare dietro ai video ogni tanto mi tocca anche registrare ad orari improponibili, quindi vi chiedo scusa se non c'è la luce naturale come in altri video, ma purtroppo non si riesce sempre a fare in tempo, insomma, a registrare con la luce normale. Cosa desideri? Che uccidiamo tutto, tipo. Facciamo le brave persone. Catturiamoli su. Catturatene il più possibile. I loro piani sono rovinati. Padron Daud. Io la chiamo pietà questa, ragazzi. Per una volta sarò un uomo di pietà. Anche perché mi sembra che già ne ho ucciso abbastanza io, quindi. A rapporto. Il capo dei sacerdoti è morto. Abbiamo dato il suo corpo in pasto ai molluschi. Gli uomini che hai liberato hanno sbaragliato gli ultimi sacerdoti. Controlliamo di nuovo l'edificio commerciale. Pianificavano un attacco in massa, ma questo gruppo di sacerdoti ha attaccato prima, senza gli altri dell'abbazia. Dov'è l'Urk? Sono qui. Mi hanno presa. Una trappola dei sacerdoti. Ah, sei tu. Sì, io. Sta andando tutto come previsto.
Anche se speravo che i sacerdoti ti uccidessero al primo tentativo. Il sacerdote Hume è stato un po' troppo ambizioso. Per fortuna, ho ancora le mie carte da giocare. Lurk? Scusa, Daud. Sapevi sarebbe accaduto. Anche se non pensavi così presto. Dalla morte dell'imperatrice, stai andando alla deriva. Ora è il mio turno. Il tuo piccolo impero è crollato. I tuoi uomini sono morti per le strade. E il nostro amico dagli occhi scuri non ti aiuta più. Zitta, Delilah. Hai ragione. Ma merita il mio rispetto. Daud, in guardia. Lo faremo come si deve. Cosa diavolo mi stai dicendo? No. Momento, è un DLC. Ricordatevi che è un DLC questa roba, eh. E lo chiamo l'assassino. Come la mettiamo adesso, eh? E fatti sotto, orca. Mi stavi addirittura quasi simpatico un tempo. Ma su Dishonored praticamente se non ti tradiscono, cioè se non ti hanno ancora tradito è perché ti tradicono. Tradiscono dopo. Non so se ho usato il termine italiano giusto. Sì. Ho sbagliato a premere. Ragazzi, un attimo problemi con i comandi. Il problema è che non c'è una barra della vita o cose così, quindi non ho la più pallida idea di quanto possa essere moribonda. Sarebbe finita così, Daud. È la nostra natura. Requiescat in pace, orca. O con me o contro di me. Una volta hai detto che Billy Lurk è stata la tua migliore allieva. Rapida, forte e molto sveglia. Non a caso è stata l'unica donna che hai addestrato. Si è dimostrata più spietata e ingannatrice di quanto tu pensassi. Ma non era alla tua altezza. Ecco perché in una città di orrori i genitori spaventano i figli con la leggenda di Daud. Il pugnale di Dunwall. Colui che non ha alleati, che ha depredato i signori della città, che non ha mai giurato fedeltà, che ha ucciso sacerdoti e persino un'imperatrice. Mi chiedo, quale sarà l'ultimo capitolo? Cosa accade ai mostri spaventosi alla fine? Mamma mia ragazzi, avete visto? Dietro c'era Corvo, noi. Cioè, io non ho parole, questo gioco è veramente qualcosa di unico. E finisce anche così, il DLC. Cioè, è finito con un botto allucinante. Però ragazzi, abbiamo il secondo DLC, quindi chiedo scusa se questa puntata sarà più breve, ma non mi aspettavo potesse finire così in modo brusco, questo colpo di scena così a freddo, cioè senza qualcosa che lo facesse capire. Io pensavo si potesse sviluppare, cioè dovevamo solo liberare il posto e poi avremmo trovato Delilah lì, come diavolo si chiama, quella là. E invece ragazzi siamo andati contro la nostra stessa allieve e l'abbiamo uccisa. E io veramente, boh, cioè ditemi voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Se siete arrivati solo a questa puntata vi lascio nelle schede la playlist di tutta la serie, così, cioè la miniserie, così vi potete ritrovare anche le altre puntate, ragazzi. Quindi da Jolly e Daud per questo DLC è tutto, quindi un caro affettuoso saluto da Jolly Show, a presto per altri video, ciao belli.